E dunque il momento della rubrica che realizziamo in collaborazione con il notaio Giorgio Manzini. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, notaio, oggi parliamo delle, diciamo, opportunità, delle misure a sostegno delle persone che hanno difficoltà di autonomia, le persone con disabilità. Certo, continuiamo a parlare dell'aiuto alle persone. L'Italia è stata molto attenta ultimamente ai bisogni delle persone considerate più fragili, cioè che vivono un momento anche temporaneo di difficoltà. Mi riferisco alla legge sull'amministratore di sostegno che è entrata in vigore nel 2004. È una legge che ha avuto lo scopo di creare un'alternativa a quei vecchi strumenti a tutela degli incapaci che erano l'interdizione e l'inabilitazione. Forse saprete che nel caso di interdizione è prevista la nomina di un tutore per un soggetto completamente incapace di intendere e di volere. Nell'inabilitazione invece viene nominato un curatore speciale che affianca e assiste il soggetto più fragile. E mentre l'amministratore di sostegno è uno strumento molto duttile che infatti ha avuto un boom nella nostra provincia, registrando il più 150% nell'ultimo anno. Questo perché? Un po' perché la vita umana si è allungata, quindi gli anziani hanno veramente bisogno dell'amministratore di sostegno per compiere gli atti minuti della vita quotidiana, le scelte e per amministrare il loro patrimonio. E è una figura quindi che ha preso piede, si è passate da circa 156 nomine nel 2011 a quasi 400 nel 2016 nel Tribunale di Reggio Emilia. E quindi, notaio Manzini, come viene scelto? Quanto dura in carica? L'amministratore di sostegno può venire scelto, e qui mi ricollego anche a tutta la problematica del testamento biologico, può venire designato dalla persona, dal beneficiario interessato, nella fase in cui è ancora capace di intendere e di volere, quindi è una designazione in un atto pubblico, e qui entra il notaio, o in una scrittura privata autenticata, ora per allora, oppure viene scelto quando la persona già non sta bene o vive una fase di qualunque problema, menomazione e infermità fisica o psichica, e viene sempre nominato dal giudice tutelare su istanza di alcuni soggetti, soggetti più vicini alla persona. E la cosa interessante di questa normativa è che nel 2008 è stata utilizzata da un giudice del Tribunale di Modena per sopperire alla mancanza di una legge sul testamento biologico in Italia. E cioè, questo giudice ha pensato di utilizzare questo strumento già esistente, di nominare quindi un amministratore di sostegno per un soggetto che fungesse da fiduciario, cioè quella figura che poi adotterà tutte le scelte in campo medico-sanitario. E quindi insomma da qui i collegamenti, no? Anche con il Esatto, tema anche del se testamento biologico. purtroppo questa soluzione fa acqua, perché naturalmente lo diciamo sempre, è necessaria una legge ad hoc, speriamo di arrivarci entro la fine. Sembrerebbe però in dirittura Sembrerebbe, d'arrivo, forse speriamo. l'ultimo, diciamo, provvedimento di questa legislatura. E Certo. invece, tornando appunto all'amministratore di sostegno, c'è una procedura, i costi della procedura che li sostiene se ci sono? I costi sono molto blandi perché in alcuni tribunali, Reggio Emilia compresa, è possibile attivare la procedura senza l'assistenza di un avvocato. Quindi c'è anche un'associazione molto importante qui a Reggio Emilia e provincia che si chiama Non Più Soli, e è un progetto dell'associazione Dar Voce, li abbiamo conosciuti, sono persone straordinarie, sono volontari che hanno aperto 8 sportelli fra Reggio Emilia e la provincia, Montecchio, Scandiano, Correggio, e sono quindi è uno sportello di consulenza molto presente in cui chi ha bisogno, chi si trova ad avere un parente, un anziano che comincia a non capire, ad avere difficoltà, può andare a reperire informazioni. Vogliamo ricordare chi ci segue da casa, magari ci sono persone che hanno proprio parenti in difficoltà, ricordiamo appunto come poi si può fare praticamente ad attivare questa figura. Certamente ci si può recare in tribunale dove c'è questo sportello, oppure nelle sedi dislocate della provincia. Il tribunale sicuramente è il luogo più comodo, noto a tutti. Lì si trovano questi volontari che danno tutte le informazioni, forniscono un elenco di documenti per attivare la procedura. C'è anche un elenco tenuto presso la provincia
delle persone disponibili ad essere nominate amministratori di sostegno. Questo elenco viene poi trasmesso ai giudici tutelari che provvedono alla nomina, perché non sempre c'è un parente, un figlio, un coniuge o un convivente disposto a fare l'amministratore di sostegno. A volte ci sono persone sole, gli anziani soli. In questi casi la società civile ha provveduto a creare una rete di sostegno attraverso questi volontari che prima vengono formati, perché comunque è un compito molto delicato. Ecco, a proposito dei volontari, chi invece volesse fare il volontario come deve fare? Io consiglierei di rivolgersi sempre a questa associazione Dar Voce con il progetto Non Più Soli, perché loro hanno organizzato dei corsi di formazione. Il compito dell'amministratore di sostegno per le persone fragili, parliamo dei disabili ma anche degli anziani, dei soggetti con una dipendenza da sostanze, cioè quelle fasi della vita in cui non sei completamente in grado di occuparti dei tuoi interessi. Ecco, questa associazione quindi ha creato dei corsi di formazione, perché l'amministratore di sostegno deve affiancare la persona nello svolgimento e nelle scelte della sua vita quotidiana, quindi non solo patrimoniali, ma anche medico-assistenziali. Notaio, le chiedo se il notariato ha avuto un ruolo anche in questo, diciamo, sistema, no? E mette insieme anche pubblico e privato, volontaria, certo, diverse figure. Il notariato è sempre stato molto attento dal momento dell'emanazione della legge, proprio perché noi nei nostri atti verifichiamo che tutta la procedura si sia compiuta secondo la legge, e ci capita spesso che intervenga nel rogito un amministratore di sostegno. Nel caso degli anziani è veramente molto frequente. E dunque il notariato come ha contribuito? Creando una piattaforma digitale e quindi un registro, chiamiamolo registro pubblico sussidiario, ove inserire queste nomine degli amministratori di sostegno, perché diversamente diventa difficile dare pubblicità a queste vicende. Quindi noi abbiamo affiancato la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione in questo compito, insieme naturalmente ai volontari, che hanno comunque sgravato moltissimo il lavoro del Tribunale. Senta, notaio, ci sono degli sgravi fiscali per le persone appunto con disabilità? In particolare penso all'esigenza della casa, no? Che è una delle esigenze, certo, primarie poi delle persone. Abbiamo appena parlato con la commercialista delle detrazioni per i disabili di tutte le spese connesse alla loro situazione nei limiti del 19%. Quindi la legge italiana prevede un'IVA agevolata delle esenzioni e delle detrazioni per chi deve compiere queste spese per una patologia cronica. Però spesso mi si chiede durante il rogito da parte di soggetti con invalidità al 100%, perché purtroppo sono molto diffusi, cioè è una problematica che fa parte della vita, e se la legge italiana preveda delle agevolazioni ulteriori rispetto a quelle già previste per l'acquisto della prima casa. Per quanto riguarda gli immobili, dobbiamo dire che le agevolazioni sono quelle previste per tutti i cittadini italiani. Sono già agevolazioni molto corpose, perché ricordiamo che in questo momento l'acquisto della prima casa non è mai stato tanto agevolato come ora. E dunque per i disabili, che sia giusto o ingiusto, non è previsto nulla di più. Rimane l'IVA agevolata, come per tutti, l'aliquota dell'imposta di registro, anche quella ribassata al 2%, rimane la possibilità delle detrazioni, la detrazione dell'IVA se l'immobile è in categoria, in classe energetica A o B, la detrazione di eventuali crediti di imposta se si cambia casa, la detrazione dei costi per l'acquisto dell'autorimessa, ma sono detrazioni che spettano a tutti i cittadini italiani indipendentemente dalla disabilità. Che cosa può fare un disabile per cercare di avere un aiuto in più? Probabilmente è nella ricerca del mutuo che si riesce ad avere qualche vantaggio rispetto al normale cittadino italiano, normale, scusatemi, intendevo al soggetto che non ha particolari agevolazioni. Alcune banche, senza che vi sia una legge specifica, riconoscono appunto un aiuto, delle agevolazioni, un tasso agevolato, delle condizioni agevolate ai soggetti portatori di un'invalidità. E quindi insomma questi sono temi importanti su cui immagino ci sia tanta attenzione delle persone che ci seguono da casa. Intanto grazie notaio Manzini, la rivedremo lunedì, però non su temi tecnici ma su temi più leggeri, parliamo di bellezza lunedì. Infatti vi ringrazio moltissimo dell'invito. Grazie, allora ci vediamo lunedì e poi naturalmente anche giovedì prossimo invece per i temi più strettamente tecnici. Grazie per essere stata con noi.